sbagli che tremanti con amore le affliggio, pur che ascolta questa volta le amore che narra alla rosca. Me ne dà 10? Quanti? 20 lire. Allora 5. È una di regalo. Callaroste. Callaroste, calle. Voltano. Calle, calle, le cellulari. La bionda! È presto fresco, signori, che lo vuole? Oddio. Amore, e guardami. Non li posso soffrire. Due caffè e fammi in fretta per cortesia. Ce n'è già un reggimento. Pronto, signorina. Oh, ciao, Adriano. Ciao. Hai cambiato pettinatura? Stavi meglio prima. Lavoravamo insieme, poi a me mi hanno licenziata e lei c'è rimasta. Non ci sto più neanch'io. Non ci stai più? No. Ciao. Strano che non ci stia più. E perché? Io non voglio di male di nessuno, però... Ah, signorina, il caffè si è fredda, signorina. Speriamo di far presto. Io ho lasciato la minestra sul fuoco. Che è qui dove c'è sta scritto sul giornale? Scusi, lei, si metta dietro. Ma che fa, il metropolitano qui? Mamma mia, che allegria! Davvero? Fermo, ferma! Fermate! Disgraziato. Guarda, guarda. La vedi? Andiamo, andiamo. Ma quella fa vedere le gambe. Buongiorno. Scusi, signora, mi dà un momento la gelpina. Mi sei smaiata la camera. Sì, ma è troppo rovinata, figlia mia. Che vuoi aggiustare? Meglio che te ne compri un altro paio. Scusi per il disturbo. È lì, eccola. Come ti presenti, di subito che tuo padre è un impiegato dello Stato. Fa sempre effetto. Madre morta. Ah, di anche che sei un po' di francese. Sì, papà. E poi...
Se l'ambiente non fosse serio, mi capisci? Insomma, certe cose non te le devo mica spiegare io, sei grande ormai, no? Sì, papà. Ciao, figlietta. Ciao. Ciao. Salute. Ciao, Clara. Ciao. Attenta, eh? Attenta. Andiamo. Che desidera, signori? Mi dà il canzoniere. Oh, meno male che a lei gli vada a cantare. Ecco qua, 50 lire. Grazie. Messaggero. Angeli, via giù che te devo parlare. Che fanno qui? C'è un'ora che aspetta? Se vieni giù te lo dico. Sì, me lo dici con le mani, ti conosco. Dimmi cosa che fa qui. Vai via giù, che andiamo a vedere insieme, dai. Ma lasciami stare. Va a far la spesa, va. Ci vado, ci vado. Avanti, mettiti in testa. Chi è arrivata dopo di te? Tutte sono arrivate dopo di me. Allora cominciamo. Tu sei arrivata dopo di questa. Mica è colpa nostra, è lei che si deve svegliare. Ti devi svegliare, cara. Lascia perdere, mamma. Ma che lascia perdere? Non ci ha manco dormito stanotte, sta scema. Prima sei arrivata, prima devi stare. Su. E piano, piano. Si potrebbe entrare. Ma deci entrare, stiamo buone buone. Non fate baccano che mi svegliate gli inquilini. Aprite almeno il cancello. Quando arriva il ragioniere. E quando arriva sto ragioniere io già c'ho fame. Piove ragazze, ho già sentito una goccia. Ferma! E ferma! Deve essere là. Beh, io sì. Mi cambia, per favore? Da 500 lire. Ma io proseguo, mi serve di cambiare. Va bene? Ciao, ultimo amore. Sei proprio l'ultimo. Non ci credo mica, beh. Ciao Paolino. Giovanni. Ah, sì. Giovanni. Buon viaggio. Non vedi che vada un... Non vedi che scemo, oh! Adesso. Vuoi che ti aspetti? No, torna a lavorare. Ho dimenticato di fare il letto. Non importa, ci penso io. Se trovi il posto dovrai anche lavare i piatti. E forse mi riuscirà meglio che fare il pittore. Ciao. Figlio, posso dare un passaggio? Grazie. Pure io vado là. Ciao. La borsetta. Scusi, sa, quanto può costare? Me levi la curiosità. È stato un regalo. Lui? No. Ah, mi pareva. E quello se lo metti con la testa in giù non gli casca manco una lira. Dio, quanto mi piace sta borsetta. Prego.
Prego. Beh? Che non avete mai visto due signore? Ma che danno facciamo se ce lascia entrare? Io mi sto bagnando tutto il cappello. Quando mi avete svegliato il palazzo, so io che ce li metto. Ma quando ti sveglia sto palazzo? Mia figlia si è alzata alle 5. Io vengo da Viterbo, sa? Ma io dipendo dagli inquilini. E diamo io un po' una svegliata a sti inquilini. Inquilini! Inquilini! Giorgetta, vieni via. Ma papà, perdo il posto. Questo è un mercato. Peggio di un mercato. Andiamo. Ma chi si credesse quello? E allora noi siamo disonorate perché siamo qua. Dice che il generale è in pensione. E ma pure le vie dei generali cercano lavoro. Ma chi è sto tipo? Pare un albero di Natale. Non te lo vuoi levare il vizio di metterti le scarpe mie, eh? Deve essere la sorella. Però me le potevi lasciare questa volta. Va bene, ma pure io devo andare in ufficio, no? Ciao. Oggi è la giornata buona, me lo sento. Diciamo ogni giorno così. Io vado a provare al cantiere della metropolitana. No. Si metta in coda, come le altre. Commendatore, quanti posti ci sono? Uno. Uno. Ragazze, c'è un posto solo! Incredibile! Che cosa gli è successo? È il cancello questo. Sì, ma vorrei dire che è il cancello. Un momento, ragazzi! Oh, levatevi la testa, sto carretta! Lasciatemi passare, vi dico! Signorina! 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 Che mi va a fare la madrina di guerra? Guerra? Che c'è la guerra? Ma no, si dice così, per tenere corrispondenza. Oh, forza, correndo! Signorina! Che non lo dai, di? No. E corri che perdi il posto! Non me va di correre! Allora me lo dà l'indirizzo. L'indirizzo, signori. E Cornelia arriva, Tiburtino. Senta.
chissà che ci aveva da ridere. Si vede che a lui gli affari gli vanno bene. Forse rideva perché è un signore gentile. E come doveva ridere? Come al reclamo del dentifricio? Insomma, se uno ride, deve ridere, eh? Ammappate quanto c'è stato a pensare. Uno perché è ragioniere non può manco ridere. Per me piange o ride, basta che caccia i quattrini. Andiamo, su! Sta figlia è arrivata prima. Provatevi a dite no. Ma allora, signora mia, come si spiega che è sempre ultima? Se l'ho fatta così che ci posso fare. Avanti. No, mi dispiace, ma di qua non si passa, eh? Tienimi il posto, per piacere. Non cominciamo a fare avanti e dietro, eh? Chi si allontana perde il posto, sa? Questa si vede che c'ha tempo da perdere, si mette a fare l'amore. Il numero, signorina. Si è scordato il numero di casa. 62. 6, 2. Mi scriva pure lei. Questo è il mio indirizzo. Ma mi scriva però, mi raccomando. Che batti sul tambu tambu tamburo, al tuo ritmo più sonoro le muciace e i caballero vengono qui e ti cantano così. Umba 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 umbacero, che batti sul tambu tambu tamburo, al tuo ritmo più sonoro le muciace e i caballero vengono qui e ti cantano così. Oh, che stai mai comodi tuoi? O fai l'amore o fai la fila, sa? Se avevo retti manco li montareggevo pure il posto. La santa regina. E lasciatela passare. Vedi questi, già si scrivono. Vi è qua. Siediti. Beh, vi siete messi d'accordo? Tu ci credi all'amore a prima vista? No. Io mio marito l'ho conosciuto che eravamo all'asilo. Antonio Bertini, cacciato al pediniere, B14. Mogadiscio. Dov'è Mogadiscio? Lontano, in Africa. Dove le donne si coprono la faccia. Io se fossi in te non ci starei qui. Tu sei nata per cantare. Perché non vai a cantare alla radio? Alla radio? Sì. Mi piacerebbe. Ma a chi ti rivolgi? E poi c'ho le tonsille che mi danno un po' di fastidio. Mi dovrei far operare. È fatto operare? Zitta, che esce qualcuno. Ma quando si incomincia? Io non parlo. So soltanto che devo pigliare il caffè per il ragioniere. Che ditta è? Non si può sapere. È una società o un privato? Quanto pagano al mese? Non mi fate domande che non posso rispondere. Muto sono. Oh, qua non vogliono di quanto pagano. A me se non mi danno 15.000 pulite pulite, manco me volto indietro. Mettiamoci tutte d'accordo allora. Minimo 15.000 lire. Brava, giusto. Io ci sto pure se me ne danno 10.000. Mi piacerebbe proprio che il posto te lo dessero a te. Guarda, guarda come si balla. Ma che quella è la tappa? A me mi pare il ballo del San Pietro. Oh, non sai che Totò è principe? È principe? Non pare vero, qua faccia. Romolè, tieni, dammi la borsa per piacere. E dove vai? Vado a scrivere a macchina. A scrivere a macchina tu? Perché? Cosa gode diverso da qui? No, niente, ma... andai imparato. Tieni, tieni, su, che mi vedi i paroni. E allora via. E via, che la mettiamo qua dentro. No. E via. Tieni la te, che dopo la riprendo. Te ne approfitti perché sono una serva. Quant'anni c'hai? 20. Mi parevi più vecchia. Lago, lago. Andiamo, ragazzi, che io ho gli occhi pure da dietro, sa? Lo sai bene che le persone di servizio non possono andare in ascensore. Mi son serva de amica in questo paese. O qua o là per me è la stessa cosa. C'è tanto di regolamento, sai legge?
Va bene. Mi l'ascensore non lo prendo. Ma, meno male. Però resto qua finché mi comoda. Oh, andò va? Io stavo avanti. Ma sì, falla passare, tanto noi chissà perché aspettiamo. Guarda, sta tornando pure la figlia del generale. È vero che sei figlia di un generale, eh? Sì. Hai visto? Che profumo, che stoffa. Non mi dica che sono curiosa. Ma lei c'ha proprio bisogno di cercare lavoro? Se non avessi bisogno non sarei qua. Io ho indovinato chi è lei. Lei è una nobile decaduta. No, non hai indovinato. Ma non ci stia a pensare. Ma se quella non c'ha bisogno, che c'è sta fa qua? E c'è sentite te che c'è ancora latte in bocca? Che voi capite quello che è una persona? Studio privato cerca segretaria bellissima presenza. Ma che vogliono dico sta bellissima? Vuol dire che se una è brutta può pure morire di fame. Ne pare giusto? Non dico per me, che con rispetto parlando la presenza non mi manca. Ma guardi per esempio lei, che deve morire di fame. Io mi sono presentata tante volte, mi chiedono l'indirizzo e poi mica mi pigliano. Chissà che cercano. Una va per fare la dattilografa. Si sa bene quello che cercano. A me una volta un siciliano mi disse: io te prendesse in questo ufficio, ma tu poi bacette me deve dare. Da allora vado sempre in giro con mio padre. Per questo sei ancora disoccupata. E io allora? Come si fa? Prendo la valigia e vengo a Roma. Mi presento all'ufficio e quelli mi dicono: noi ci occupiamo di cose artistiche. Che ci vorrebbe posa nuda? Mi prese quasi uno svenimento. Te l'anello è meglio che te lo levi. Se vedono che sei sposata non ti prendono. Fammi asciugare sto cappello, va. Silenzio, ragazze! Venite dentro una alla volta e cercate di essere svelte. Avanti la prima. Su, andiamo. Non farmi entrare. Non mi sento di essere la prima. Su, venga lei, signorina. La valigia posso lasciarla qua? Lasci pure. Non è di Roma? No, signorina. Vengo da Viterbo. Sono venuta apposta. Si accomodi, prego. Si sieda, si sieda. Metta un foglio. Piano. Scriva. Svetavi le dita, Marussi. Milano. Marussi. Milano. Me l'immaginavo che non sapeva scrivere. Svegliato il palazzo finalmente, eh? Mamma mia, mi verrebbe voglia d'aiutarla. Ma che vuoi? Resisti, resisti. Per me corre come in treno. Sì, sì, torno subito, scendo al negozio e vengo. E silenzio! Mo silenzio, lo dirà a casa sua, lei sa. Sono 10 volte che cerco di uscire da stamattina e non ci riesco. Ma che tipo? Andiamo pianino, signorina, sa? Lo so che vado piano, ma veda un po' ragione, sono piena di buona volontà. Va bene, vedremo, eh? Vedremo. Ragione. Al paese mio non ci posso più tornare. So 2 mesi che tutte le mattine più la corriera per venire a Roma. Mi chiamano andata e ritorno. Ora vada via, poi vedremo. Ma è sicuro, vedremo. No,
De qua non mi muovo. Mi dica prima qualcosa. Ma cosa vuole che le dica, figliola? Mi dica almeno se posso sperare. Posso sperare, Giunì? Va bene, speri, speri. Guardi che io spero davvero, sa. Spero davvero, eh. Su, su, presto, che ce ne sono tante altre ancora. Vada, vada. E ne faccia entrare un'altra, prego. Oh, brava. Hai fatto bene a levartelo. Mettitelo in tasca. Ma quando esce quella? Chissà che l'avrà detto il ragioniere. Com'è andata? Ha detto che c'ho buone speranze. Che fanatica. Speriamo che lei vada meglio. Si accomodi. Scriva. Spettabile ditta Marusic, Milano. Vi informiamo che l'ultima spedizione di cognac e champagne... Ma bene. Ma lei è già stata impiegata? Sì. E dove? Dove? Nell'ufficio. Dell'avvocato Fiore. Ah, l'avvocato Fiore. Già. È licenziata? Me ne sono andata io. Da un posto così buono e sicuro? Sì. Ma perché? L'accompagni, per favore. Tutte pazze sono. Adriano, piangi. Che ti è successo? Che c'hai? È andata male? Poverella. Che ti hanno menato? Dice che gli hanno menato. Oh, ragazze. E qui menano pure. Sta buona, che ti prego. Ma se te menano pure a te. Ma no, no. Chi è qua? Chi è che ti ha menato? Ma che succede? Scusi, ragioniere, ma qua dice che menano. Ma che menano e menano, qua non c'è nessuno che mena. Zitto un momento, prego. E state a sentire. Io non posso fare l'esame a tutte. Mettetevi d'accordo. Io posso esaminarne 30, al massimo 40. Le altre è meglio che se ne vadano. Meno male, io sono la quinta. Per noi non c'è pericolo. Signorina mia, se mi sta qua pure lei che ha finito. Resta ancora un pochetto per vedere se c'è qualche speranza. Ma che sta a fare questa? Vedi, oh, la macchina da scrivere le carta. Ora saranno quasi 200. Ne faccia passare un'altra, signorina. Sono già pronta, ragioniere. Detta lei o copio? Copi lei. Ma lei è una mitragliatrice. Sì, ragioniere. Una vecchia mitragliatrice. Questa non la batte nessuno. Senti, troppo brava, io me ne vado. Davvero, te la giuro. No, no, io resto qui fino alla fine. Lucia. Com'è andata? Mi hanno detto di ripassare. Fra una settimana. Se hanno detto fra una settimana? È sempre la stessa storia. Andiamo a casa, va. Non vedi che roba? No, no. Se riesco a fare l'esame, so sicura che mi va bene. Dove vai? Vado a provare il cantiere della fornace. Tanto per fare qualcosa.
ancora, ragioniere, a rivederla. Benedette, ragazze, ma siete ancora tutte qui? Un momento, un momento! Permette, ragioniere, una parola! Cosa c'è? Un minuto solo, ragioniere. È una cosa importante. Mi dica? Me faccia l'esame, ragioniere. Beh, ma perché non aspetta il suo turno, scusi? Ce ne so troppe davanti a me. Lei ha detto che ne può provare solo una quarantina. Mi dispiace, ma lei non ha più diritto delle altre, sa? Sono 6 mesi che mio marito non lavora. Almeno se lo trovo io il posto. Sono brava, sa? Me provi. Ma che gli sarà successo? Ma vorrei sapere che c'è andata a fare là dentro. Che sfacciata. La sentite? Perché l'avete fatta passare? C'è entrata di prepotenza. Zitta, zitta, intanto quella ci ha imbrogliata a tutti. Mo' quando esce da fa conti con me. Pareva che gli fosse successo chissà che cosa. Vergognati. Sei contenta, di avercela fatta? Con che diritto sei ingannata a tutte? Sei un'ipocrita. Sentiamo un po', perché sei entrata prima di noi? Chi ti ha raccomandato? Se te danno il posto a te, sfasciamo tutto. Io c'ho bisogno. C'ho bisogno! E io allora? E io che cerco lavoro da quando è tornata? E io? Ognuno c'ha le sue disgrazie se si mette a raccontarle. E io racconto le mie e nessuno ci crederebbe. Ma lei c'ha il marito disoccupato. E io c'ho il padre disoccupato. Se avrei bisogno, dovevo passare prima io allora. Come è entrata lei? Voglio entrare pure io, fatemi passare. Non c'è né prima né seconda arrivata, voglio passare l'esame pure io. Luciana! 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 Prima io! No. Dammi la mano. Sì, ma sta ferma.
Intanto stazione fissa risponda, mandare subito carro crolli e autoambulanze disponibili. Figlia mia. Svento, scenda per favore. Io devo andare alla stazione, perdo il treno. La borsetta. Ho perso la borsetta. Eppure l'ombrello. La venga con me. No! Il suo nome, signorina? Sono un giornalista. No, mi lasci stare. Ma dove vai tu? Non ho niente, non voglio andare all'ospedale. Ma non vedi che sei ferita? Su. Aiuto! La gamba! Largo! E fate largo! Fate largo! Fate passare! Dammi la mano, monta su! Fa piano, Fa piano. Dammi a me, piano, piano. Dove mi porti? Dove la portavo? Dove la portavo? All'ospedale, no? All'ospedale. Cronaca? Sì, una cinquantina di ferite, nessuno morto, almeno finora. Vai dall'ospedale e vi do le notizie per l'altra edizione. Ah, aspetta, c'è una ragazza ferita. Non abbia paura, signorina, sono un medico. Sto bene, non c'ho niente, no. Si lasci visitare, potrebbe avere qualche frattura. Un medico la sta visitando. No, non mi sbagliate, no. Ah, senti, potrebbe essere un titolo. Una ragazza cercava lavoro per comprarsi una maglia. Che ne dici? Lasciatemi. Voglio mio figlio. Mio figlio. Voglio mio figlio. Gianna! Gianna! Mamma! Gianna!
Vieni che ti porto a casa. No, no. Dei paroni non ci vado. Voglio dargli la soddisfazione di vedermi ridotta così. E allora via da me. Vieni, Angelina. Ecco, vedi, ti preparo qui. Ti riposi un po', poi ti metti in ordine. Non avevi paura. Adesso non è più come stamattina. Sta piano. Lo sai che è grave questa? Cornelia. Cornelia! Va via da qua. Su, via! Sennò perde il treno. Oh, non si preoccupi. I treni ce ne sono tanti. È questa la borsetta? Ma che sto tipo andando in giro con una borsetta come questa? Cerchi, cerchi. Tanto se non la trovate qua non mi muovo. Oh, mamma mia. Che strazio, mo ricomincia a piove. Via. Se piove, allora gli è meglio che si vada. No. Largo, largo, lasciate passare la polizia. Ci sarà un responsabile di quello che è successo qui, no? Calma, calma, il commissariato ha cominciato l'inchiesta e vedremo, vedremo. Vedremo. E intanto quelle stanno all'ospedale. Ma siamo giusti, il capo ufficio che colpa ne ha? Vuoi vedere che adesso la colpa è delle ragazze? Va bene, ma lei non può accusare l'architetto. Lasciamo perdere che se uno va a fondo qualcosa c'è sotto. La portiera doveva mandarle via dalla scala. Ma non erano mica bambine, perché non se ne sono andate via. Quando c'è bisogno di lavorare, non si ragiona come lei, scusi. Ma mica tutte hanno bisogno di lavorare. C'è quella che va per le calze, quella per le scarpe. Perché solo lei deve camminare con le scarpe. Oh, guardate. E lei, ragionier Ferrari? Sì. Favorisca con noi al commissariato, prego. La poveretta è moribonda. Dummi, io sto qua. Dite Umberti. Sì, sono io. È lei che ha costruito lo stabile numero 37 di largo di Vicenza. So già tutto, mi hanno telefonato adesso. Dove andiamo? Al commissariato. Lo sapevo che ce la sarebbero presa con me. Perché devo venire con voi? Il commissario le spiegherà. Già, ma io non so come vanno a finire queste cose. La colpa è sempre del padrone di casa. Mazzari Marcello. Presente. Piazza Artigi. Barone Paolo. Nando! Come oggi fa? Tutti quelli che ho chiamato vengono con me. Tanti se ne possono andare. Ma domani c'è Taragnetti! Che c'è? Prova è successo la disgrazia. Ah, ricordatevi che mi servono. Che disgrazia? La scala dove stavamo è crollata. Sono stata io. Ma che dici? Mi fai capire? Ho fatto la prepotenza, sono entrata per prima. Le altre si sono messe a litigare. Poi la scala è crollata. Ma come può essere? È colpa mia. E piantala, che ti sei messa in testa. Non stata io, no. Scema, piantala. Ah.
dottore, guardi, questa è quella che ha già visitato. Dove la portiamo? In sala operatori, d'urgenza. Sì. Cosa facciamo allora, dottore? Restiamo con lei. Sì, oggi niente lezione. Tutti in corsia. Bene. Chiamo gli altri studenti. Presto. Guaribile in un mese. Un mese qua dentro. Non importa. Adesso dimentichiamo tutto. I debiti, i guai. Basta che siamo vivi. Cornelia! Cornelia! Stai bene così? L'anello, mi sono persa l'anello. Adesso pensa a guarire, poi lo troviamo. Oddio la testa. Oddio la testa. E non fa così, che mi dispiace. Pare che gliel'ha rotta lui la testa. E grazie che gli fa male, con questi cuscini. So duri, so duri. Sì. Che se può fare? Ah. Amore mio, aspettami. Ma come, ci avevi un posto tanto buono e te ne vai a cercare un altro? T'hanno licenziata. Me ne sono andata da me. Te ne sei andata da te? E perché non me l'hai detto? Lei è il padre? Sì. L'ho già visitata attentamente. Ho riscontrato un lieve stato di shock, ma vedrà che passerà presto. Comunque, le consiglio di portarla a casa subito. È già una fortuna che non abbia abortito. Abortito? Adria, ma che ha detto quello? Ha detto la verità. Sei incinta? Sì. Niente di grave, non si preoccupi. Ne avrà per una decina di giorni. Meno male. Oh, davvero? Scusi, professore. Scusi, sa. Mia figlia, fin da bambina, ha sofferto sempre con le tonsille. Le levi? Abbiamo sempre rimandato, sa com'è. E allora? Intanto che siamo qui, non si potrebbe approfittare per fare questa operazioncina? Ne parleremo, ne parleremo. Ecco i giornali. Grazie. Tieni. Grazie. Tieni. Grazie. Ho preso anche un po' di caramelle, intanto ti andrà per le lunghe. Questo giovanotto? È quello che mi ha salvata, si chiama Augusto. L'ha salvata? Io non so come ringraziarla, lei si è disturbato troppo. Ma che disturbo, per carità. Anzi. Mm. Beh, adesso, se devo andare non faccia complimenti, tanto oramai qui ci sono io. Beh, allora, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Ma io veramente posso restare, ho la giornata libera. Oh, bravo! Calmati, amore. Simone, sei qui con me. Portami via, portami via. Ora torniamo a casa, eh? Ho paura, Carlo, ho paura. Sei sempre stata piena di coraggio. Vorrei dimenticare tutto quello che ho visto e non posso. Non dovevo lasciarti andare. Non ho forza. Aiutami. Mamma. Simona? Oh, Simona, Simona. Elena. Ciao, Simona. Come stai? Papà. Ciao, Simona.
Questo è Carlo. Non posso ancora credere che tu sia qui. Ma com'è possibile? Abbiamo dovuto leggerlo sul giornale. C'è un titolo speciale dedicato a mia figlia. Non puoi immaginare lo spavento che abbiamo preso. Tutti gli amici, sai, ci hanno tempestato di telefonate. E Bubi, la Paola, Maurizio, tutti, sai? Come stai? Meglio. Vedrai che con questo dormi. Te fa ancora male la testa? Sì. Te passa, te passa. Questa se non c'ha due cuscini non può chiudere occhio. Mi vada bene. Mercè, l'anello non lo ritroverò più. Ma perché te lo sei levato? Dicevano che all'ufficio non mi prendeva se sto sposata. Ma io gli vado a menare. Figlio mio. Era suo. Però l'anello non te lo dovevi levare. Amore mio. Prego, signore. Guarda, quando il guanciale è rosso, tu metti il pomodoro, capito? Sì, ma... Prego, signora. Avvocato Tullio Cavassi. A lei? No, signora, io sono il suo rappresentante. Beh, e che vuole questo avvocato? Lei è stata danneggiata. Lo credo. Ha diritto di esigere la riparazione dei danni. L'illustre avvocato che io rappresento si mette a sua disposizione. E chi è che lo paga? C'è un'inchiesta in corso, signora. Pagherà il responsabile della sciagura. E se non si trova? Ma... Guardi, è meglio che lasciamo perdere, sa. Ci ripensi, signora. Arrivederla. Ci manca pure il conto dell'avvocato. E tu, come farai senza tua madre per un mese? L'affitto, il fornaio. Sei come tuo padre. Era un angelo, ma non sapeva far niente. Tu sei troppo buona, figlia mia, per sbrigartela da sola. Gianna, dove vai? A che filo? Asciugare. Disgrazia, signora mia, che ce vuol fare? Certo che voi qui al policlinico mi vedete tanto. Sì, ma una disgrazia così. Per carità. Ma com'è successo? Case vecchie. Le case vecchie sono meglio di quelle nuove che sono fatte dei cartoni. Non può essere. C'ha ragione. Ma dice che le ragazze si sono messe a litigare tra di loro. E che ne so? Io mica c'ero. Ma allora perché è crollata la scala? La polizia sta fermando un sacco di gente. Qualcuno devono sempre trovare che paga per tutti. Già. Ma quella che sta in sala operatoria, se muore, chi la paga? Proprio così. Come si chiama? È una ragazzina, Cornelia Riva, mi pare. Brutto affare per quelli che ci hanno colpa. Sì, ma se li trovano. Sta tranquillo. Che dicono dei feriti? Niente di grave. Hai domandato di quella che si chiama Cornelia? Non ne sanno niente. Pronto? Via!
Ci troviamo nella corsia di un ospedale dove sono ricoverate le 70 ragazze vittime del tremendo crollo di Largo Circense. Fortunatamente, sino a questo momento, nessun decesso. Ed ora cediamo la parola al nostro collega Ferretti. A te, Ferretti. Ascolterete ora dalla viva voce di alcune delle ragazze le impressioni su quanto è accaduto. Ah, cominciamo da lei. Come va, signorina? Da quanto tempo cercava lavoro? I diplomi di dattilografia ce l'ho dal 46, ma fino adesso non mi è servito a niente. Mi è servito soltanto per andare su quelle scale. Grazie, signorina. Auguri. Ed ora, cari ascoltatori, ci avviamo ad un altro letto. Scusi, signorina, lei come si chiama? Alba Maiori. Signorina Alba Maiori, ci dica qualcosa. Ma che gli devo dire? Appena manco mi rimette in cerca di un altro posto. Nel crollo ho perso un cappellino. Se qualcuno a Largo Circense lo ritrova, che me lo portasse qua all'ospedale. Mi chiamo Marcella Tacchetti. E poi avete il cappotto tutto sporco di sangue. Stai zitto tu! Ti avevo portato via da quella fila. Tu ci sei voluta ritornare. Il decoro non ci è servito e non ci serve a nulla, papà. Eccoci ora dinanzi al letto numero 12. Ho dunque a lei, signorina. Parliamo un po' della sua vita. Com'è il nome? Franconi. Giorgetta Franconi. Prego, dica pure. Siamo quattro figli. Mio padre è pensionato. L'unico che lavora è mio fratello grande. Se mio fratello si sposa, siamo rovinati. Prego, vada avanti, signorina Franconi. Sarebbe meglio che mi sposassi io, ma non sono fidanzata. Una volta c'è stato uno che mi voleva. Ma poi abbiamo litigato. Non lo so nemmeno io perché. Ma Giorgetta! Avanti, non abbia paura, signorina. Ma perché deve dire queste cose? Che ve ne importa di noi? Invece ci importa molto. Pensi che la voce di sua figlia sarà udita in tutto il mondo. Non trovo lavoro e allora passo il tempo ad aiutare mia madre. La domenica d'estate andiamo al centro con mamma e papà. Poi passeggiamo al corso e al tritone. Adesso che è inverno, invece, siamo sempre in casa. Non usciamo mai. Mi piacerebbe tanto viaggiare. Grazie, signorina. Ho l'impressione che ti vada piuttosto male per trovarti su quella scala. Basta, Simona deve dimenticare tutta questa storia. Signorina, ma cosa fa? Due parole, una breve dichiarazione, l'hanno fatta tutte. Lasci stare. Non è il caso, lasci stare. Come vuole. Allora, signorina, per favore, ci dica lei qualche cosa. E se avevi quel posto? Quanto ti davano al mese? 10.000? 15.000? Bel programma di miseria per una ragazza abituata a vivere come te e che ha sempre avuto tutto quello che voleva. Una donna bisogna mantenerla, non mandarla a lavorare. Su, andiamo. Non è il momento adesso. Già, e intanto ecco dove siamo arrivati. Mi hanno fatto chiamare? Sì, dottore. E volevamo sapere se mia sorella può lasciare l'ospedale. Dovrebbero farla portare con un'autoambulanza. Abbiamo la nostra macchina. Sì, ma abbiate riguardo. Ha ancora bisogno di tante cure. È molto esaurita. Ha bisogno soprattutto di riposo. Sì, sì, ma ci penserà il nostro medico. Va bene. Come vogliono. Ti puoi muovere, cara. Prendi i vestiti, Elena. Mamma, ma io non vengo con voi. Vai, cara. Devi andare. Tu hai bisogno di tante cose e io non posso darti niente. Voglio anch'io che tu stia bene. Che tu sia contenta. La mia vita è molto dura, lo sai. E sarà sempre così fino alla fine. Forse sbaglio, Simona, ma non posso rinunciare al mio mestiere. È un mestiere di miseria, ma è l'unico possibile per me. Vedi, se volessi portarti a casa, non avrei neppure i soldi per il taxi. Ma perché dici così? Non voglio sacrificare nessuno, Simona. No. Carlo. 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 Vedi, l'ho capito anche lei. No. E
Ed ora sentiamo questa bella brunetta. Dunque sa che milioni di ascoltatori sono ansiosi di udire la sua voce. La mia voce? Ma sì, ci dica qualche cosa. Ci parli dei suoi desideri, delle sue aspirazioni. Veramente la mia grande aspirazione sarebbe... sarebbe quella di cantare. Benissimo, questa è un'ottima occasione. Ma come, qui in ospedale? E perché no? Che c'è di male? Coraggio, canta, canta. Ma sì, canta. Amado mio, godiam quest'ora che ci innamora ma svanirà. La notte splende di mille luci e ai nostri baci sorriderà. Brava signorina, grazie. Certo, il padre della signorina qui presente può essere orgoglioso della figlia. Ci dica qualcosa anche lei, prego. Prego. Bisognerebbe aumentare lo stipendio a tutti gli impiegati. Veramente questo non c'entra con il crollo della scala. C'entra, c'entra. Una spiegazione me la devi dare. Che ti devo spiegare? Ormai. Al bambino ci penso da me. Se trovo un lavoro. Ma io voglio sapere chi è stato. Te lo dirò. Te lo dirò. No, subito! Ma che cosa fa? Non lo sapeva? No. Dottore, c'è pericolo per il bambino. No. Stai tranquilla. Sei forte. Va. Scusi, sorella. Mia figlia deve essere operata di tonsille. Nell'attesa potrei avere una camera riservata. Credo di sì. Guardi però che le costerà quasi il doppio della corsia comune. Mi costerà. E che l'ospedale lo devo pagare io? In ospedale si paga sempre una retta giornaliera. Anche le medicine si pagano. Che ha detto? Ma come mo se paga? Un momento. Questa è una cosa che va chiarita. Che c'è? Ci vogliono far pagare l'ospedale. Scusi, infermiere. Ma quanto si paga qui al giorno? 2.300 lire. Ma si ci vede l'assicurazione sul lavoro. Come facciamo ad avere l'assicurazione sul lavoro se siamo tutte disoccupate? La carta di mortaccia la vedi? No. E che ci vuole la tessera per essere poveri? E allora neanche il comune paga. Sentitemi, vorrei sbagliare, ma qua è sicuro che l'ospedale lo pagate voi. Hai capito? È inaudito! Hanno detto che bisogna pagare l'ospedale. Noi dobbiamo pagare! Adesso diventati matti! Ma se lo raccontiamo, non ci crede nessuno qui! Io 2.300 lire al giorno non le pago. Ma che fai? Vado a casa. Non voglio più niente da voi. Non ci resto più neanche un minuto qua dentro. Andiamo, va? E che mia moglie c'era andata per un ricevimento sopra quelle scale. Io ci ho perso pure l'anello. E io, che devo stare un mese qua dentro, come faccio a pagare? Così doveva finire. Le nostre figlie pagano. Già, sono loro le colpevoli. Scriverò una lettera a tutti i giornali. Loro non lo sanno con chi si sono messi. Andiamo. Commissario! Si sono accertate le responsabilità. È vero che avete arrestato l'architetto. E il padrone di casa è il ragioniere dell'annuncio. Ma che arresti? Non cominciamo con le notizie scandalistiche. Stiamo soltanto raccogliendo testimonianze per l'inchiesta. Avanti. Via, via, non fare confusione. È quella. Guarda come me l'hanno ridotta. Chi me la ripaga questa? Scusate, mettetevi con le altre. Perché? Una formalità, stiamo raccogliendo testimonianze per l'inchiesta. Qui corrono, vengono, gridano. Ma ci penserà qualcuno a darci un posto dopo quello che è successo? A me certo non ci penserà nessuno. Ma pure te è meglio che torni al paese, sai? No, no.
Non ci torno. Non ci posso tornare. Angelina! Angelina! Da là, sotto la tenda. Angelina! Ecco i paroni. Da me a borsa, va. Angelina, che hai fatto? Ma dove ti sei cacciata? Come sei andata a finire su quella scala? Scusi, non è una loro parente? No, è la nostra cameriera. Ma è in casa nostra come se fosse in casa sua. E cercavo un posto da dattilografa. Grazie di tutto, Romolè. Ma perché? Da noi non avevi tutto quello che volevi. Aveva perfino le chiavi degli armadi. Tutto, tutto, sa. Abbiamo sempre avuto fiducia in lei. Il loro nome, per favore? Per carità, anche il mio nome sui giornali. Che figura, che figura. Bella gratitudine. Non sei stata sempre trattata come una figlia da noi? Sì, figlia. Sempre una serva sono. E che volevi essere? Niente. Me son stufata. Guarda che ti do gli 8 giorni. Son troppi. Mi in questa casa non entro più. Ti serve, se ne trovano quante se ne vuole. E meno care di te. Gliela porto io. Bene, venga. Oh, allora, e che si fa? Non si potrebbe andare via? No, io qua devo ritrovare la borsetta. Mica per niente, ma io per la strada ci sono andata senza borsetta. Mi sento nuda. E la cercherà domani, intanto andiamo via. Vado a chiamare un taxi. No. Ma che vuole lei? E me lasci in pace, se vada a pigliare taxi e se ne vada. Sì, vado, vado. Ehi, io, qua. Si levi. No, io. Vengo. Quale borsette qua? Ma si levi lei, via. Eccola. Che fai qui? Che c'entri tu? È roba mia. Non devo mica sempre dare spiegazioni a voi altri. Da qua, che c'è dentro se è tua? Proprio a me mi deve dar fastidio. Ah, bene. Che stavi a fare sulle scale? Perché? Non posso cercare un posto io. Mo per tutta la vita devo fare la puttana. Me ci avete messo il timbro, eh? E non posso più cambiare! Ecco quello che ci faccio dei vostri timbri! Ecco! Ehi, calmati, sai, se no ti faccio passare la notte a fresco! Sì, non me beccate qui! È finita! Calmi, quello fa il suo dovere, mica è colpa sua, venga, su! Ma guarda un po', che uno non si può cercare manco una volta! Caro mio, non me beccate più! È finita! Una delle ragazze del crollo è moribonda! La polizia indaga sui colpevoli. Una delle ragazze del crollo è moribonda. La polizia indaga sui colpevoli. Com'è che la conoscevi? Stava vicino a me sulla scala. Ci avrà 17 anni. Se muore non lo so nemmeno io quello che faccio. Parli come una pazza. E levata dalla testa ste storie. Ce ne abbiamo già tanti dei guai. Andiamo a casa. Che me possono fare se mi arrestano? Andiamo a casa, va. Giornale d'Italia, ultima edizione. Tutti i particolari sullo spaventoso crollo della scala. Una delle ragazze moribonda. Una delle ragazze moribonda. Il tuo capo ufficio. Quando hai capito l'intenzione che c'aveva quest'uomo, te ne dovevi andar via. Ho sbagliato, papà. Non lo dovevo fare. Ma avevo paura di perdere posto. E te ne cercavi un altro. Non lo trovi. Oggi eravamo in 200 sulla scala. E quello che avevo, tu lo sai, ci ho messo un anno a trovare. Meglio morire di fame. Scendi, vai, scendi. Non ci devi entrare più a casa mia.
Auguri a Dia, bentornata. Dia, ci ha fatto via lo spavento. Ehi, davvero, sono qua, manco lo scrappio, eh? Sei stata fortunata. E ridi, Adrià, che mo' è passata. Ma è vero che siete fatta niente? No, da te non si parla d'altro. Sì, è vero che eravate più di 500. Corri a mamma tua, porella, che tanta cosa. Ci vediamo, Corgià. Arrivederci, se non te sposa, l'ammazzo. È già sposato. Mi diceva che con sua moglie era tanto infelice, che se sarebbe diviso per star con me. E invece, dopo il fatto mi ha detto che lo dimostra che sono stato io. Eccoli, eccoli, sono loro! Sono loro, sono loro! Corri a pisar tu, Sergio, prendi da bere stasera, eh! Ah, Sergio, il peggio è passato. Salute, salute. Bentornata, Dia, bentornata! Già, porre l'arte contento! Ma almeno l'hanno messo dentro qualcuno, Sergio, l'hanno messo dentro! Bisogna ringraziare la Madonna! Ma Sergio, date retta a me! Adesso teneteva la stretta, sta figlia bella! Pensate che poteva pure morire! Ma saluta tua madre, va! Dopo ve ne venite a trovare, io porto il grammofono! Bisogna ballare! Tutto il quartiere va a festa stasera! Adriana, dopo ci devi raccontare tutto quello che hai visto! Auguri, Sorgia! Auguri! Alle ore 18:15 trasmetteremo una radiocronaca sul tragico crollo di Largo Circense registrata oggi all'ospedale del Policlinico. Ma perché mettere sempre in piatto i nostri stracci, le nostre miserie? Gli italiani hanno questo vizio. Ferma, papà, ferma! Cosa vuoi fare? Ferma, ferma! Ma Simona! Non posso, mamma. Non sei in condizione di fare questo. Sono due passi. Domani ricomincerai di nuovo a fare la fila. E ogni giorno andrai alla ricerca di un miserabile posto, lo sai? Non importa. Peggio per lei.
Che c'è? Ma che si sente male? Che è? Mi pareva la sirena della Croce Rossa. No, coppa mia, non aver paura. Beh, senta, noi siamo quasi arrivati. Se ha l'occasione di passare di qui, qualche volta ci venga a trovare, ci farà piacere. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederla, signorina. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Andiamo, che tardi. Attenti a attraversare adesso, eh? Però è un bel giovanotto. Sì, ma è troppo alto. Mannaggia, non c'è. Senta, un momento. Sta tornando. Un momento. Scusi, sa. Guarda questo qua. Io veramente ho l'occasione di passare di qua, ce l'ho sempre. Emilia, senti. Posso venire pure domani a salutarmi. Tanto da pomeriggio non c'ho lavoro. Faccio orario continuato. Orario continuato? Continuato. Pure lei? Sì. Che ha avventizio? No, c'ho un lavoro fisso. Sto alla Birra Peroni. E lo stipendio? 25.000 e una cassetta di bottiglie al mese. 25.000 lire al mese e una cassetta di bottiglie. Pieno vuote? Pieno, si capisce, come sarebbe? Allora tu fai rimediare in cifra tonda sulle 30.000 lire al mese. Oh, più di un impiegato di ruolo C. La mia voce. Che? Questa sei tu. Veramente la mia grande aspirazione sarebbe... Andiamo, andiamo. Sarebbe quella di... Perché? Che cazzo? Come l'ospedale? Stia a sentire. Ascolti. Cavaliere, ascolti anche lei. Oggi ci hanno intervistato alla radio. Godiamo quest'ora che ci innamora, ma svolirà la notte spesa. Mia figlia, lei che canta. Sì. E ai nostri baci sorriderà. Brava signorina, grazie. Dopo parlo io. La signorina qui presente può essere orgogliosa della figlia. Senta cavaliere, parlo degli impiegati. Abbiamo trasmesso per le autorità del giornale radio alcune interviste con le ragazze ferite oggi nel tragico crollo di Largo. Hanno tagliato. Fatto tardi. Noi abitiamo a quel portone. Lei se ne va a casa adesso, no? Ma io c'ho tempo. Posso star fuori pure fino a mezzanotte. Lui è grande. Può star fuori quanto gli pare. Va bene. Già che ci siamo, faccia le scale. E mangi un boccone con noi. Finalmente, eccoci qua. Buonasera, Gadari. Saluto, Zerosi. Gadari, buonasera. Salute a tutti. Qua la notizia del crollo non è manca arrivata. L'avranno pur letta su qualche giornale, no? Di giornali qua arrivano solo quelli vecchi e servono a vetturare le finestre. Che si impressiona? Io? Sono un uomo d'esperienza, io. A Gadari, è l'ombrello mio. Scusi un momento, Carmela, mi è successa una disgrazia se sapessi, ma lo so perso. Tu sei perso? E io come faccio adesso? Tutto l'inverno senza ombrello, come faccio? Domani te lo ricompro. E diteglielo pure voi, no? Che glielo ricompro. Ci dai qualche cosa? Via, via voi, via! È una del paese mio, le Tivoli. Siamo venute qua con la guerra. Ma lei non c'ha la mia filosofia. Piagne sempre.
Io invece dico, quello che non arriva oggi può arrivare domani. Certo, certo. Non dico giusto. Non bisogna mica prendersela. Caterine, beh? Grazie. Prego. Me l'ha prestata lei perché la mia era brutta. Ma lei, per esempio, non me lo potrebbe trovare un posto. Un posto qualunque. Beh. Anche fuori Roma. Non ci pensi ora a queste cose, via. So 4 anni che marzo la mattina e dico, questa è la volta buona. Oggi si cambia vita. E invece, Marie, eccoci qua. Siamo arrivati. Sì, Marie. Buonasera. Buonasera. Venga, venga pure. S'accomodi. Abbia pazienza 2 minuti. Dio, che giornata. Chissà quest'ora dov'è l'ombrello di Carmela. E tutte quelle povere ragazze che sono finite all'ospedale. Io almeno non mi sono fatta niente. Sono tipo fortunato davvero, sa. Venga. Venga pure avanti. Ehi! Tieni, sono 5.000 lire, me l'ha lasciato quello. Non voglio più vedere nessuno. Mi voglio riposare. Sono stanca. A proposito, domani ricordami quante cose mi sono successe oggi. Devo giocare a lotta. Anna, non ci andate a casa. Perché? Che c'è? Sono arrivati certi poliziotti con la jeep. La polizia vi sta aspettando, cercherò Luciana. Dove vai? Io ho paura. Monta su, andiamo a vedere che voglio. Me lo sentivo che stavano qui. Che mi faranno? Sta calma, non aver paura. Tu non hai fatto niente. Eccoli, sono quelli. Sono questi. Ma chi ha rubato? No, stava su quella scala che è crollata. Ma lei che c'entra che l'arrestano? Ma no, sarà per un interrogatorio. Dice che una delle ferite sta per morire. Ma io so il marito, so. Il commissario può parlare con tua moglie, il marito non c'entra. E qui anche Bernardo! Non se può! Ma... Via, via! Devo venire pure indietro! No. Via, indietro, non si può, via! Via, via, via! Ah, ci andiamo appresso pure noi! Vuol dire che resterò senza fumare. Au, pure io non ce n'ho più. Beh. Te... Questi per treno te bastano. Grazie. No, non rimetterli, te li perdi. Guarda un po' se ci ho messo tutto. Te l'ho fatta io la valigia, sai? Che ti dispiace che ho preso il posto tuo? Ma tu... Dove vai adesso? Torno al paese. Meglio farla contadina. Non la voglio più vedere la faccia dei miei baroni. Oh, ce l'hanno la radio? Sì. Vuole mandare? Da, da, te la porto io. Ciao. Ciao. Beh? La volevamo accompagnare alla stazione. E dai, Eva. E muoviamo, se va. Angelina.
ti volevo domandare un'altra cosa. Se magna. Se magna, se magna. Andiamo. Ma se vuoi sapere a che punto so questi interrogatori? Ancora senza niente. Prenda quest'altra lì. Tu sei Luciana Renzoni? Bene, mettiti insieme alle altre e aspetta di essere interrogata. E adesso riassumiamo. Lei prenda qualche appunto, brigadiere. Cerchiamo una buona volta di mettere i fatti uno dopo l'altro, senza tirar fuori questioni personali. Allora, lei dice che le ragazze sono entrate nella scala verso le 10:30, vero? Sì, sì. E com'è successo? Pioveva, povere figlie, e gridavano che volevano entrare. Poi lui ha aperto il cancello. Io ho aperto il cancello? Ma io dovevo uscire, signor commissario. Non sono stato mica io a dare appuntamento a 200 ragazze. Ma che appuntamento? Calma, calma. No, che senta, mi sono proprio stufo, ecco. Mi scusi, commissario, ma io voglio mettere bene in chiaro una volta per sempre questo fatto. A me serviva una datilografa, una... L'altra hanno messo un annuncio identico. Dica lei, signorina, in quante vi siete presentate? Eravamo 10, 12. Lo sentono? Ma la colpa è mia se la disoccupazione è cresciuta e oggi se ne sono presentate più di 100. Ah, no, No, no. Più di 200 vorrà dire. Cerchiamo di precisarlo, questo numero. Secondo voi, quante eravate? Un 250. Ma che meno? Io dico un 150. Già, e quella pianterrene fuori dal portone? Almeno 300 eravamo. 200 o 300. Era comunque un peso eccessivo. Mi scusi, architetto, cosa vuol dire un peso eccessivo? Una scala dovrebbe reggere il peso di tutte le persone che ci possono stare sopra. In sede teorica. Ma quando io costruisco una scala, non posso mica sapere quello che avverrà dopo. Metta un cedimento del terreno, per esempio. O una trascurata manutenzione dell'immobile. Io come proprietario di casa non ho per legge nessun obbligo. Né di controlli né di verifiche. D'altronde... la casa la tengo fin troppo bene per quello che mi rende. Tasse, guerre, blocco sui fitti. Io ci rimetto, sa. E poi, loro mandi gli inquilini. Rispondano qualcosa per Dinci. Ma rispondono! Non ci hanno chiamato qui per fare gli elogi al padrone di casa. Scusi, sa. Ma neanche per nuocermi. Basta! Torniamo al fatto. Un momento, dove vai? C'è mia moglie sopra. Mi dispiace, ma qui un po' passare su. Brigadiere, ecco il fuso! Porta tutto da 4. Apre la palacca! Ma il crollo può essere stato causato da qualche lesione preesistente? Ecco, vede, è questo il punto della perizia che vorrei chiarire, ingegnere. Guardi, le spiego. Secondo me... la massa delle ragazze, stando in uno spazio ristretto, si appoggiava fortemente alla ringhiera. Così. Ad un certo momento, poi, la ringhiera ha ceduto e ha rotto il primo gradino. Dopo di questo, ad uno, si sono rotti tutti gli altri, giù, fino al pianterreno.
Già, ma pare che le ragazze non si siano soltanto appoggiate, ma che sulla scala sia avvenuto un forte litigio. Così almeno avete detto voi. Sì. Sei tu che hai provocato questo litigio. Racconta come. Lasci stare. Beh, parli un'altra allora. Avanti. Avanti. Lo sa come succede? E come succede? Ci avevamo paura che il ragioniere non ci lasciava fare l'esame a tutti. Ci voleva un mese se dovevamo fare la prova. E perché non ve ne siete andate allora? Scusate. Ma lei ci ha avuto mai bisogno di cercarsi un posto? Avanti, avanti, continuiamo. Stavamo lì da un'ora. Quando a un certo punto... A un certo punto? Beh, che c'è di male a dire la verità. Lei ha fatto un trucco per entrare prima. Quando è venuta fuori dall'esame, le altre ragazze si sono messe a dire. Prepotente, egoista. Lei diceva che ci aveva bisogno. Allora tutte le altre dicevano, e che io non c'ho bisogno. Allora lei ha detto che c'aveva il marito disoccupato. Poi tutte si sono messe a spigne, volevano passare avanti. Una si è messa a gridare. Se c'è andata lei ci voglio andare pure io. E se voleva parlare. E quelle dietro di lei pure. Poi di colpo si è sentito come crack. Io mi sono messa a urlare. Lucia. Luciana! Luciana! Ma che succede? Che si sente male? Ma che volevi fare? Luciana! Gli avete fatto? Che volete da lei? Vi farebbe comodo trovare una povera disgraziata che paga per tutti, da mettere sui giornali. Ve ne tornate a casa tranquilli, eh? E domani non ci pensa più nessuno. Portala a casa. Possiamo andare anche noi? Andate, andate pure. Signor commissario, andiamo via tutti. Sì, sì, per quello che mi riguarda, l'inchiesta è chiusa. Ma allora, commissario? E allora che? Il mio giornale aspetta l'articolo. E che vuole? Che glielo scriva io? Non dico questo. Ma la gente vuol sapere con chi se la deve prendere. Lei non mi può lasciare a mani vuote.
Buonanotte, grazie a voi. Io rimango ancora un po', commissario. Buonanotte. Buonasera, Emilia. Ciao. 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 Buonanotte. Oh, disgrazia. Speriamo bene. E adesso ci penserà l'autorità giudiziaria. Già, ma... E tu che cosa fai qui? Aspetto il ragioniere. E perché? Il posto di dattilografa c'è ancora. Forse me lo darà. Lei cercava argomenti per il suo articolo, vero? Eccolo. Ci pensi.